Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene ragazzi, questa sera andiamo a commentare la partita che si è disputata alla Rigamonti di Brescia alle ore 14. Bene ragazzi, che dire, una bella partita, no? Fondamentalmente una bella partita. Ci siamo divertiti, sostanzialmente ci siamo divertiti. Noi non avevamo nulla da perdere, quindi... cioè, per noi il risultato andava bene 1x2, insomma, fondamentalmente, no, come avevo già accennato, perché insomma alla fine sì, fa piacere finire un po' più avanti in classifica, ma sotto il profilo, diciamo, retrocessioni, playout, tutto quello che è a noi non ci, praticamente, cioè, la vita non l'avrebbe comunque cambiata, quindi sostanzialmente, fondamentalmente, va bene così. È stata una bella partita, comunque cioè, tutto sommato è stata una bella partita. Non mi è piaciuto Pisano, due errori che ci sono costati due gol, poi Mastino non ha trasformato il rigore. Andiamo a vedere le formazioni, la formazione che D'Angelo ha messo in campo oggi, purtroppo una formazione rimaneggiata. Rimaneggiata perché? Perché fra squalifiche e infortuni, mi sa che ancora gli infortuni non sono finiti. Vabbè, speriamo che Lisi si riprenda, insomma. Comunque, questa è stata la formazione: Gori, Birindelli, Meroni, Benedetti, Pisano, Marin, Quaini, De Vitis, Mastino, Sibilli, Mazzura. Bene, ripeto, Pisano non mi è piaciuto. Forse è stato l'unico dei ragazzi che non mi è piaciuto, insomma. Ho fatto due svarioni, insomma, vabbè, procura il rigore e l'altro, insomma, va bene, non la prende, poi visto, Gori non è riuscito a fermare la palla, insomma, è forse l'unico giocatore che fondamentalmente non mi è piaciuto dopo la prestazione di Chievo, anche oggi non mi è piaciuto. Per il resto, poi Quaini è stato onesto alla fine dell'intervista, ha detto che fondamentalmente, insomma, ci sono stati degli errori da parte nostra, ovviamente ci sono stati degli errori, abbiamo sbagliato anche il rigore, ma ripeto, poi De Vitis ha trasformato il secondo, insomma, poi da parte nostra il Pisa è sempre, insomma, è stato un avanti, è stato un attacco, poi noi abbiamo giocato in una formazione, insomma, voglio dire, ieri ha fatto vedere grandi cose, oggi, ma insomma, si sa il Brescia, no? Le condizioni del Brescia, insomma, giocatori che ha il Brescia e niente, quindi io comunque, nonostante poi è entrato Bamba, avete visto, poi nonostante la formazione rimaneggiata, nonostante cioè ragazzi, oggi anche Mazzura, chapeau, perché oggi ha fatto una buona partita veramente, e voi lo sapete, no, quando io c'è da dire che insomma bravi, chiaro, poi qui è sempre forza Pisa. Comunque, quando uno fa delle critiche, le fa, cioè, nel senso, devono essere critiche costruttive, no? Chiaro, non certo per... Beh, niente, io alla fine, insomma, tutto sommato, mi sono anche divertito, insomma, fondamentalmente, no? Quindi, come ho già detto, quindi vuol dire che i ragazzi hanno dato il massimo. Io penso che più di così oggi, a parte, vabbè, ma sono... insomma, alla fine si sa, è così, e quindi io penso che i ragazzi oggi abbiano dato veramente il massimo, quindi non me la sento neanche di, insomma, niente, per me hanno dato il massimo, bravi tutti. D'Angelo ha messo in campo, insomma, la formazione con quello che aveva disponibile, perché ovviamente ragazzi, cioè fra infortuni e squalificati, cioè la rosa mancava 10-11, ora non li sto... cioè, però 10-11 giocatori, voglio dire, eravamo veramente ai minimi termini oggi, forse neanche quando c'è stato il Covid, insomma, vabbè, e comunque, vabbè, è capitato, però ripeto, noi siamo già salvi, quindi, come ho detto la volta scorsa, la vita non ce la cambia. Vabbè, io spero, insomma, ragazzi hanno detto, no, intervistando, che vogliono fare bella figura con l'entella, insomma, speriamo di rifarci con l'entella, insomma, all'andata è stata un furto, una rapina, no, se vi ricordate, ma io non c'ho, perché ce l'ho con l'entella, per carità di Dio, è che interessa niente, però insomma era giusto per ricordare,
all'andata con quell'arbitro Irrati, dai, vai, mamma mia, cioè, vabbè, niente. E, prima di chiudere, vi voglio far vedere la classifica. Così, ecco, andiamo a vedere, eccola qua. Allora, Empoli 70, abbiamo detto, quindi va bene. Serie A, Salernitana 66, Monza 64. Ecco, se la giocherà la Salernitana col Monza, diciamo così, lunedì se la giocherà. Lecce è fuori dai giochi perché ha 62, quindi quindi se la giocherà ai playoff come terza. Venezia 58, quindi anche Venezia io penso che ce la faccia, se la giocherà ai playoff anche il Venezia. Poi c'è Cittadella, Chievo e Brescia oggi ha vinto, quindi da 53, seguito insomma anche la Spalla 53, insomma diciamo così che lunedì, diciamo la giornata di lunedì darà la quadra per chi va ai playoff. Per quanto riguarda i playout, allora noi siamo a posto, ripeto, siamo 45, belli a posto, tranquilli, senza problemi. E il Pordenone giocherà contro il Cosenza. Se dovesse vincere il Cosenza va a 38, il Pordenone rimane a 42 e quindi se la giocheranno ai playout. Viceversa, se dovesse vincere il Pordenone e dovesse perdere il Cosenza, non si giocheranno i playout, no? Non si giocheranno perché per la regola dei 5 punti. Quindi non si giocheranno, quindi Pordenone sarà salvo matematicamente. Retrocederanno Pordenone, no, Cosenza, Reggiana, Pescara e Entella in via di retrocessione. Poi per quanto riguarda se dovessero pareggiare, stesso discorso. Idem con Patate, perché alla fine il Pordenone andrebbe a 43 e il Cosenza andrebbe a 36, quindi di conseguenza le retrocessioni sarebbero segnate Cosenza, Reggiana, Pescara, Entella. Direi che la Reggiana ormai è matematica, quindi Reggiana retrocessa, Pescara retrocesso, Virtus Entella retrocessa. Queste sono già le tre squadre che hanno il bollino rosso. E quindi rimane solo la partita fra Pordenone e Cosenza che deciderà chi rimarrà in Serie B e chi retrocederà in Serie C. Scusate, mi inceppo. Perfetto. Allora, detto questo, abbiamo dato uno sguardo alla classifica, abbiamo detto più o meno quello che sarà a partire lunedì. Quindi anche lunedì, insomma, per noi non cambia niente, insomma, fondamentalmente, quindi anzi se dovessimo vincere andremo avanti qualche posizione, come ha detto D'Angelo, che gli farebbe piacere finire con qualche posizione su. Vabbè, anche a me, chiaro. Poi fondamentalmente, se così non dovesse essere, ragazzi, va bene lo stesso, cioè detto, oggi però, ti ripeto, abbiamo visto una bella partita, bravi i giocatori, ci hanno messo veramente del suo, dell'impegno. A me, detto quello che non mi è piaciuto, insomma è stato Pisano, non mi è piaciuto, però vabbè, però insomma, per il resto bravo Sibilli, Quaini, Matsura, bravi, cioè, Marin, chiaro, ma Birindelli, ma fondamentalmente tutti. Poi insomma eravamo senza Caraccio, cioè vabbè, comunque sì, ragazzi hanno veramente dato il massimo. Io penso che abbiano lottato come leoni, di più non si poteva pretendere, quindi va bene così. E niente, dispiace solo per il rigore non trasformato da Martino. Peccato, perché secondo me un pareggio il Pisa oggi se lo sarebbe anche meritato, insomma, per quello che ha fatto vedere se lo sarebbe anche meritato, io penso, alla grande. Vabbè, pazienza ragazzi, che dobbiamo fare, magari poi vedremo l'anno prossimo e si guarderà, insomma. Vabbè, detto questo, io per questo video la finirei qua. Mi raccomando ragazzi, spolliciate, quindi pollice su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E prima di chiudere, ricordatevi questo che a me mi è sempre rimasta, diciamo, è sempre rimasta qua il discorso Monza, il discorso di 14 anni fa.
E io farò un video a parte, perché ancora questa cosa gira, no? L'ultima volta mi è stato un messaggio, perché ogni volta che mi viene risposto su un messaggio lasciato su YouTube manda la notifica. Qualcuno ha scritto dovresti andare al Teatro Verdi. Sì, io ci vado al Teatro Verdi, certo che ci vado, è normale. Ma la cosa non finisce qui, perché voi pensate che la cosa sia finita qui, la cosa non finisce qui, perché i baldi sostenitori, perché come se qualcuno avesse bisogno di essere appoggiato, no? Essere appoggiato, di essere difeso. Io sul mio canale, ricordatevi una cosa tutti quanti, dico quello che voglio, va bene? Dico quello che voglio. Ora il discorso è che è stato tolto il video perché qui, perché lì, perché su troppe cose, ma le persone poi si rendono conto di come stanno realmente le cose. E io vi dico questo, non finisce qui, perché era stato detto di togliere i video quando poi i video sono rimasti. Allora ricordatevi una cosa, che io allo stadio c'ero, e quindi io le cose come sono andate le so per filo e per segno. Rimetterò chiaramente a ruota libera il video dove fa vedere che i tifosi del Monza hanno spaccato le porte e sono entrati dentro, chiaro. Rimetterò dentro che i vetri sono antisfondamento, quindi non sono vetri in plexiglass. Poi uno può fare tutte le tutti i discorsi che vuole, perché chiaramente va, e poi uno può fare le interrogazioni parlamentari si possono fare anche, ma per qualsiasi cosa. L'interrogazione parlamentare cosa vuol dire? L'interrogazione parlamentare è venuto fuori poi praticamente finita nel niente, nel nulla. Ma di cosa stiamo parlando? Ma di che cosa stiamo parlando? Comunque non finisce qui, ripeto, non finisce qui, perché i sostenitori del Monzese, ovviamente, purtroppo, mi dispiace, ma sono retrocessi, e questo mi fa dispiacere, perché sono stato non aggredito di più, quando la verità l'ho detta io, capito? Quindi il video ritornerà e rimarrà in peritoria memoria qui sul canale. Così ogni qualvolta qualcuno vede su tac, vedrà il video, tac, così si rinfrescherà la memoria. Chiaro? Bene, con questo la chiudo, rimanete sintonizzati, perché a breve uscirà il video smentitorio, perché se è vero come è vero, che uno può dire quello che vuole sul proprio canale, siccome io sono sul mio canale e metto quello che voglio. È chiaro o non è chiaro per qualcuno? Attenzione, perché io sto sempre con le antenne sintonizzate, chiaro? Ecco, e non voglio aggiungere altro. Bene, io per questo video la finirei qua. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E io vi ricordo una cosa, il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima!